Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi faremo una breve sequenza di Qigong per rilassare il corpo e uscire da uno stato mentale negativo. Quindi ti invito a prenderti un momento per prepararti e iniziamo subito con la pratica. Iniziamo nella posizione basica con i piedi leggermente divaricati, la larghezza delle spalle, la colonna retta e prendiamo un paio di respiri profondi prima di iniziare. E da qui iniziamo a oscillare le braccia a destra e a sinistra, girando anche il collo, facendo una torsione in tutta la schiena. Intanto continuiamo a respirare profondamente, sentendo come il corpo si scioglie, si rilassa, allungando l'asse verticale dalla nuca verso l'alto, rilassando le spalle, le braccia, il bacino, le ginocchia. Mentre continuo a rilassare. Ancora un paio di respiri. Sento come si apre bene la schiena, soprattutto la parte alta. E inizio a rallentare. Porto le mani sui fianchi e andiamo ad aprire la colonna. E chiudo in avanti. Inspiro, apro. Aprendo il petto. Vengo giù ancora una volta, apro, scendo, inspiro, porto le mani su davanti, allungando bene la schiena. Trattengo il respiro qua in alto mentre mi allungo il più che posso e poi rilasso, scendo giù espirando. Inspiro, porto le mani sul petto. Mi prendo qualche momento per entrare in contatto col mio stato emotivo. E invece di lottare con il mio stato, con i miei pensieri, mi permetto per un momento accettare e entrare dentro queste emozioni. Vedendo dove mi portano. Rilassandomi di fronte a questa tensione interna. E accettando, abbracciando. Praticando il fatto di sostenere uno sguardo tranquillo, neutro, di fronte alle mie emozioni.
potendo così accedere a un livello più profondo di comprensione. Osservando i messaggi che mi portano, le mie emozioni. Mentre continuo a respirare, sento come il nodo si scioglie. E da qui inizio a scendere con una mano sull'addome. Mentre espiro, respirando profondamente, alterno le mani, portando questa energia dal petto all'addome, aiutandomi a entrare in uno stato più calmo, più radicato, più stabile. Come se stessi creando uno spazio più ampio, come una valle. All'interno del quale le mie emozioni si possono muovere liberamente, senza essere costrette. E lascio che le mie energie, che le mie emozioni si muovano, cercando le linee che portano a sciogliere, a riorganizzare il mio stato interno in modo armonioso. Se noto ancora tensione, non fa nulla. Continuo il lavoro di accettare, rilassare, sostenere. In questo ampio spazio, in questa ampia valle. Ci prendiamo qualche ultimo momento in questa posizione, immaginando di portare a termine questa operazione di rilassare, far scendere dal petto giù per lo stomaco, rilassando tutto il sistema digestivo fino al basso addome, dove si accumula la mia energia nel centro. Che si riempie, si carica, diventando più denso, più forte, al centro di tutto questo movimento energetico. E ancora 3, 2, 1, e mi fermo giù. E prendo qualche respiro profondo. Sentendomi più calmo e radicato. Sentendo che magari non c'è bisogno di risolvere tutto adesso, ma che ho la capacità di poter sostenere queste emozioni nel mio spazio, di lasciarle transitare finché ne hanno bisogno, in modo che possano gradualmente sciogliersi
in modo che possa capire cosa mi vogliono mostrare e come posizionarmi finalmente in un modo più centrato e equilibrato nella mia attitudine verso la vita. Prendo qualche ultimo respiro, sentendomi forte, capace. Confidando nel tempo e senza fretta. Respirando nel mio basso addome. E con un sorriso interiore apro, inspirando, scendo. Andiamo a sciogliere, agitando, muovendo il corpo, lasciandolo vibrare. Posso accelerare un po' di più, rimbalzando sulle punte dei piedi, lasciando che le spalle vadano su e giù. Puoi muovere anche un po' liberamente, cercando di sciogliere il corpo e usando il respiro continua ancora qualche momento a sciogliere con forza. E ancora 3, 2, 1, e ci fermiamo nel centro. Inspiro, porto sulle braccia, espiro, e da questo spazio più tranquillo mi prendo un momento per ringraziare. Unisco i piedi e chiudo la pratica. Grazie. Questo è tutto per oggi, grazie mille per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto ti invito a lasciarmi un like qua sotto e se hai qualche domanda o qualche nuovo video da suggerirmi puoi lasciarmi anche un commento. Intanto io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. A presto.